nelle profondità del punto di riflessione, si svolge un primordiale rituale ad opera della Rigis, imperatrice dell'impero Invid. Il segreto degli Invid è custodito al sicuro per ora, ma alcune unità di ribelli sono ancora in azione. Non devono scoprire il pozzo della Genesi prima che il nostro progetto sia ultimato e che abbia luogo la nostra evoluzione nella forma vitale definitiva. Tieni duro, Tom. Forza, Tom, ce la farai. Siamo quasi arrivati. Ragazzi, è davvero incredibile, ma cosa stanno facendo? Quei soldati non sembrano temere gli Invid. Ehi voi, guardate là! Wow, questa città è forte, davvero forte. Me la sto proprio spassando. Che sta succedendo? Ok, ci siamo! Ehi, ragazzi, mi servi aiuto? Non mi sembra che ve la passiate molto bene. Scusate, ma gli Invid non vanno a caccia di soldati da queste parti? Cosa? Scherzi, ci sono tanti soldati che quei vermi non osano avvicinarsi. Proprio così, gente. Finché rimanete da queste parti potete stare sicuri. Non c'è di che preoccuparsi, garantiamo noi. Non posso crederci. Fatevi un giro e divertitevi! Sì, questo è il posto ideale per divertirsi. Potete andare dove vi pare. Rilassatevi, ci vediamo! Finalmente avevo la gola un po' secca. Salve, gente, che vi do? Dacci da bere per un'intera settimana. Ottima idea. Ehi, amico, ma lo sai che sei un vero fusto? Scommetto che sei anche un tipo simpatico. Sì, così dicono. Scapolo? Scusami. Io voglio da bere. Ascoltate, gente, Jonathan Wolf sta venendo qua, l'ho visto con i miei occhi. Che cosa? Io pensavo fosse morto. Il colonnello Wolf è tornato. Impossibile. È vivo, non ci posso credere. In carne e ossa. Jonathan, siete riusciti a procurarvi il fluido primario? Gli Invid ci stavano aspettando, era una trappola. È stata una fortuna uscirne vivi. Allora in quelle taniche c'è del fluido primario, non è così? Preoccupiamoci del ferito, occupatevi di Tom. Sì, signore. Serve aiuto? No, grazie, non serve. Jonathan Wolf è un vero eroe. Quando mi hanno colpito mi ha portato a spalle attraverso le linee nemiche. Poi è tornato a prendere il fluido primario e mi ha portato in salvo. Il colonnello Wolf è proprio un eroe, propongo un brindisi! Avanti, gente, bevete, offre la casa! Sì, quell'uomo è un grande eroe! Puoi dirlo davvero forte. È stato il miglior allievo che sia uscito dall'Accademia Militare Robotech. Eh? Direi che è anche un tipo affascinante. Già, vorrei parlargli! È uscito dall'Accademia col massimo dei voti ed è entrato come volontario nel corpo speciale dell'ammiraglio Hunter. Combatté contro i signori di Robotech. Il colonnello Jonathan Wolf, a capo della squadriglia Wolf, è riuscito a sconfiggere molti dei nemici in cui si è imbattuta l'unità di difensori di Robotech agli ordini dell'ammiraglio Hunter. In seguito, la pattuglia Wolf è stata inviata sulla Terra per contrastare i signori di Robotech. Sono sopravvissuti all'attacco degli Invid, rinnovando così la speranza di riacquistare la libertà, in attesa del ritorno dell'ammiraglio Hunter. Ricordo quando si unì alle forze di recupero terrestre. Il colonnello Wolf venne dato per disperso e tutti pensavano fosse morto. Incredibile, ha combattuto gli Invid sino ad ora. Avendo il colonnello al loro fianco non c'è da stupirsi che i soldati non siano preoccupati. Già, ma qualcosa non mi convince, sono tutti troppo rilassati. Che cosa credono, che Jonathan Wolf possa arrivare a sconfiggere gli Invid completamente da solo? Sì, questa gente è troppo superficiale, non so cosa abbiano in mente, ma è molto strano. Già, non lo so neanch'io, Lancer, ma scommetto che lo scopriremo presto, Ketri, Johnny, mi mancate tanto. Che c'è? Signore, sono venuto... Si identifichi. Sono il comandante Scott Bernard, del corpo di spedizione Robotech, divisione Marte. Vorrei scambiare due parole con lei, signore, se non le spiace. Ma certo, perché no? Si accomodi, comandante. Grazie mille, signore. Qualcosa da bere, comandante? No, signore. Non le spiace se berro io? Signore, sono qui per motivi di servizio. Bene, parli.
La mia missione è quella di penetrare con le mie forze nel quartier generale degli Invid. Se fosse possibile, vorrei far parte delle sue forze. Sì, capisco. Qual è la sua risposta? Che cosa le fa pensare di sapere quali ordini mi sono stati dati? Siamo qui per la stessa ragione, signore, e anch'io ho frequentato l'Accademia Robotech e ho fatto parte della Squadriglia Wolf. Questa non è la Squadriglia Wolf. Siamo sulla Terra e gli Invid sono dei nemici spietati. Questo lo so bene, signore. Ascolti, dovrebbe sapere che come capo di una squadra speciale ho il compito di provocare atti di sabotaggio ai danni degli invasori alieni. Non posso rischiare con uno che ha ancora il latte alla bocca. Certo, la posso capire. D'altra parte, la presenza di un ufficiale Robotech potrebbe esserci utile. E ho giusto bisogno di un comandante per una delle mie unità. Sarà un onore per me. Alle 5 in punto domattina all'uscita ovest della città, comandante. Grazie, colonnello. Comandante? Sì, signore. Ascolti... Non tema, colonnello, non la deluderò. Ci sbarazzeremo di quegli alieni prima che se ne rendano conto. La faremo finita, una volta per tutte. Questa missione dovrà rimanere segreta, comandante. Sì, signore, non dirò una parola. Bene, arrivederci a domattina, allora. È esattamente come ero io alla sua età. Ehi! State tranquilli. Non posso dirvi dove vado e che cosa farò, ma sarò di ritorno al tramonto, Scott. Bene, il laboratorio del fluido primario è proprio qui. Seguitemi. È un rischio, ma se non lo faccio io ci penserà qualcun altro. Devo stare allerta, sempre pronto. Ci siamo. A terra. Eh? Sembra un enorme alveare, mi sta facendo accapponare la pelle. Già, e anche se gli Invid non si vedono, state sicuri che sono qua attorno. Certo, signore. Ora vi dirò cosa faremo. Allora due di voi attaccheranno la parte sud, mentre io e un altro colpiremo da nord, intesi? Todd, Wilson, andate a sud. Sì, signor. Comandante Bernard, con me. Bene, signor. Andiamo. Ora fate attenzione. D'accordo. Oh, ci hanno visto! Maledizione! Colonnello Wolf, c'è un altro campo di forza all'entrata sud! Un campo di forza, ma è impossibile. Colonnello, è una trappola! Il nostro piano non ha funzionato, dobbiamo andarcene. Ok. Signore, attento! Scott, forza! Via, 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 via! Forza, Scott! Muovi a preso! Scott, muoviti! Corri, Scott! Salvati, non fermarti! Signore, che cosa è successo a Scott? Scott chi? Lo sa benissimo! Scott Bernard? Già, che gli è successo? Vuole dire... Non ne sono sicuro. Gli Invid ci hanno sorpresi e nella confusione non ho visto se ce l'ha fatta o no. Ci stavano aspettando e ci hanno sopraffatti. Altro non posso dirvi. Questo non è molto. Colonnello, voglio sapere dove è avvenuto l'attacco. Me lo dica. Se stai pensando di andare a cercarlo, scordatelo. Non ce la faresti. Ho un caccia nascosto fuori città e se Scott è vivo riuscirò a trovarlo. Può starne certo. Un caccia? Non ne basterebbe una squadriglia. Ma se ne avete uno vi accompagnerò. Dice sul serio? Partiremo immediatamente, solo noi due, giusto il tempo di prepararci. Perfetto. Rock, tu informa gli altri, tornerò con Scott. Red! Non temere, tornerò non appena avrò trovato Scott. Perché sono sempre destinata a fare il fattore?
Come farò ad uscire di qua? Come farò a tornare indietro? Sei sicura? Questo posto è una fortezza ed è anche molto grande. Se gli Invid non fanno prigionieri, Scott non può essere lì dentro. Se fossi in te direi piuttosto ciò che resta del comandante Bernard. Eh? Avanti, e ora cerchiamo di muoverci. Separiamoci e cominciamo a cercare. Bene. Mi sentivo tranquilla, Rand, perciò ho deciso di seguirvi. Dai, presto, sali! Ok, andiamo! Fate attenzione! Tieniti! Dividiamoci! Facendo. Ehi! Del fluido primario! Altro che eroe, sei un traditore! Per questo in città i soldati sono così tranquilli. Per questo tanti soldati vengono qui. È così tranquillo e sicuro questo posto grazie a te. Il grande eroe Robotech è sceso a patti con gli Invid. Per una miserabile tanica di fluido primario, il grande Jonathan Wolf consegna i suoi soldati nelle mani degli Invid. Non è così? È per questo che sei sempre tornato sano e salvo, sporco traditore. Non puoi capire, ragazzo. L'ho fatto per salvare tutta quella gente. Tutti. Meno che i tuoi soldati. Loro sono stati sacrificati. Attento, ragazzo. Potresti essere il prossimo. Spara, avanti, traditore, ammazzami come un cane se vuoi. Ma sappi che sei stato un dio per noi e guardando a te che siamo diventati soldati. Basta. Eri il nostro idolo, volevamo essere come te, degli eroi. Quale delusione. Bentornato alla realtà, ora conosci anche l'altra faccia di un eroe. Sì, ma perché? Perché hai portato tutti i tuoi uomini alla morte? Tu non lo puoi capire. Sì, sei un vigliacco. Essere stanchi della guerra e di uccidere non è vigliaccheria. Comunque la città è salva. Andiamo. Bastardo. Rand! Ehi! Non credo ai miei occhi. Sei vivo. Sì, diciamo pure così. L'ho trovato vicino a una grotta. Una grotta? Colonnello! Colonnello Wolf, vengo con lei. Scott, no! Wolf è un traditore, Scott. Cosa? Uomini in cambio di fluido primario, questi sono gli sporchi affari che fa con gli... Impossibile, Rand, stai forse farneticando. È un traditore, credimi, è la verità. Ferma, Scott! Tu menti, non è la verità. Quando l'ho affrontato non l'ha negato, ti ha portato qui solo per farti uccidere. Maledetto impostore! No, correte ai Cyclone, siamo circondati. Andate voi due, io vi coprirò le spalle. È vivo. No. Non posso. Scott! Grazie al cielo sta bene. Ma come ho potuto permettere che accadesse tutto questo? Come ho potuto convincermi che fosse giusto? Questo è il momento. Ok, Rock, andiamo. Ok. Thank you.
si fa ora? Quello che facciamo sempre, ci battiamo con coraggio. Forza, ragazzi! Stanno arrivando! Vi giuro che farò di tutto per salvarvi, ragazzi. Scott! Rock! Mi hanno preso! Maledizione! Guardate, l'Alfa! Momento. Red, guarda, il colonnello ci sta salvando la vita. Mi senti, Scott? Penso di aver fatto un ottimo lavoro. Ineguagliabile, colonnello. Inaudito. Eppure bisogna fare qualcosa per fermare questa interminabile guerra. Ci sono vincitori o sconfitti, ma solo sopravvissuti. Arriviamo, colonnello Wolf! Non è ferito, vero? Colonnello! Signore, lei perde molto sangue. Dobbiamo portarla in città il più presto possibile. Vattene, Scott. Non pensare a me. È un ordine. Signore, non la lascerò morire. Non così. Lei verrà con noi. Sono un traditore, comandante. Colonnello. Questo è il posto giusto per morire. Così gli avvoltoi potranno saziarsi del mio corpo. Se penso alle vite sacrificate che avrei potuto risparmiare... Oh, signore! Catherine! Johnny! Colonnello Wolf! Colonnello! Signore! Jonathan! Ci hai salvato la vita! Sei un vero eroe! Ciao, piccole! Ciao! Finalmente a casa! Vieni, facciamo scappare! Ciao! Possono aver vinto questa battaglia, ma entro domani la nostra replicante ci fornirà tutte le informazioni necessarie per sconfiggere gli umani. Nel prossimo episodio, Scott e la sua unità di combattenti si scontreranno nuovamente con le forze Indie. Scopriranno una base che gli alieni tengono segreta e che usano per esperimenti. Non perdete Il Pozzo della Genesi, il prossimo avvincente episodio di Robotech.